noi vogliamo, riteniamo giusto che possano essere accolti 1.000, 100.000, 1 milione, 10 milioni, 100 milioni, quanti immigrati noi vogliamo far entrare, come li vogliamo assistere, che lavori vogliamo trovare loro, che case vogliamo dare loro, che scuole. A quel punto, quando uno fa un progetto, un governo fa un progetto di questo genere, lo sottopone ai propri cittadini e dice: siete d'accordo su questa scelta? Vi va bene? Allora ha un senso. Ma fare il discorso demagogico è assolutamente inaccettabile, dobbiamo accettarli tutti. Beh, è chiaro che è un discorso di fronte al quale bisogna reagire, bisogna ribellarsi. Noi non possiamo accettarli tutti, perché se dovessimo accettarli tutti vorrebbe dire che non ci saremmo più noi come realtà sociale, come realtà etnica, perché loro sono molto più di noi, perché loro sono molto più determinati nell'occupare questo territorio di noi. Quindi noi di fronte a queste affermazioni dobbiamo ribellarci, non possiamo accettarle, perché qui non è questione di essere xenofobi o razzisti, qui è questione di essere logici, di essere razionali. Noi non possiamo, perché tutti noi ci stiamo, quindi dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo decidere se la nostra etnia, se la nostra razza bianca, se la nostra società deve continuare ad esistere o se la nostra società deve essere cancellata. È una scelta. Se la maggioranza degli italiani dovessero dire: noi vogliamo autoeliminarci, vorrà dire che noi ce ne andremo da un'altra parte, quelli che non vogliono autoeliminarsi.